Buonasera a tutti, siamo qui a Monfalcone al Festival Geografie con Paolo Milone e vorremmo farle alcune domande. Allora, innanzitutto volevo chiederle che cosa l'ha spinta a diventare uno psichiatra? Ah, sono tante cose, sono cose complicate che partono da età anche, come dire, molto giovanili. E tantissime cose. Diciamo, la cosa principale è la sensazione vissuta di solitudine estrema che si ha quando si ha qualche problema di tipo mentale e quindi l'utilità, la necessità di che qualcheduno ti venga a dare una mano a tirarti fuori da una solitudine pazzesca. Secondo lei, poi, perché noi tendiamo il più possibile ad allontanare l'idea della morte? Noi siamo fatti così, non siamo fatti per vivere e quindi tendiamo a non pensare mai alla morte, però questo è una cosa, diciamo, rischiosa, perché se noi la cancelliamo del tutto poi c'è un ritorno del rimosso in una maniera di cui noi non siamo però consapevoli, cioè ci sfugge proprio l'idea che esista e rischiamo poi di fare delle cose pericolose o comunque facciamo delle cose spinti da questa cosa che abbiamo comunque dentro, che c'è, si muove e noi non ce ne accorgiamo. Quindi bisogna sempre averla un po' in mente, cioè sapere, come dire, dov'è, che c'è e dov'è. Ok, e come ultima cosa, come si può spiegare, diciamo, la tranquillità con cui l'uomo vive la propria vita, nonostante l'unica certezza che abbia sia che prima o poi morirà? Ma è questo il fatto, è per quello che noi abbiamo dei meccanismi fatti apposta per non farci pensare alla morte, per farci vivere tranquillamente. Noi non possiamo essere troppo consapevoli, se no soffriamo troppo, non possiamo farci troppe domande. Ci sono dei sistemi biologici che ci portano ad essere inconsapevoli, cioè noi non possiamo essere più consapevoli, secondo me, di quello che siamo, perché la natura sta già lavorando da millenni per renderci più stupidi e non più intelligenti. Ci sono delle sostanze che girano che ci rendono stupidi, perché sennò soffriremmo troppo. Cioè noi dobbiamo dimenticare. Perfetto, grazie mille.